Buongiorno, video chiacchierata perché non ci sono grosse novità purtroppo, o per fortuna, visto l'andazzo di questo governo ballerino. No, questo è un video che però avrei dovuto caricare e fare ieri, ma ho avuto degli impegni. Ma riguarda una cosa che succede anche a Natale, quando sono le festività. Ormai voi la conoscete, la Deja, che adesso sta ruminandosi la sua ciotola di secco. So che a Natale qualcuno può essere tentato, può essere spinto ad acquistare come regalo un animaletto da compagnia. E spesso è spinto così, dalle buone intenzioni, dall'idea che sì, che è bello, magari ve lo chiedono i vostri figli più piccoli, però ci si dimenticano due cose. Uno, non sono giocattoli. Non li puoi riporre in un cassettone quando ti sei rotto le scatole o regalarli così, come si fa con giocattoli vecchi o con... E che hanno una loro personalità, sono esseri viventi, hanno una loro personalità, hanno un loro modo di vivere. Che sia un cane, che sia un gatto, che sia un coniglio, che sia un furetto, quello che volete. Per quanto... Loro hanno il loro modo di rapportarsi con voi, di volervi bene, non è una cosa standardizzata. Ma anche voi dovete fare qualcosa per loro. Hanno bisogno del loro cibo, hanno bisogno del loro posto dove svolgere i loro bisogni, o come i cani, ad esempio, portarli fuori. Hanno bisogno della loro privacy, hanno bisogno che non gli scassiate le ostriche ogni 5 minuti, non è così che ci si comporta. Hanno bisogno di cure e attenzioni. Poi loro ve ne ridanno per mille. Perché l'amore che vi può dare un animale non è minimamente paragonabile con quello che vi possono dare certi esseri umani che magari davanti vi fanno i complimenti e dietro vi sputano addosso. Il loro amore è incondizionato, istintuale. Adesso non vi faccio la retorica perché so che questa cosa qui va a cozzare da una parte ci sono gli amanti assoluti degli animali e dall'altra ci sono quelli che... La buttano sempre in cacciara, di ma cosa vuoi un animale così, e scemenze simili. Io mi ricordo di aver letto una volta un articolo di un giornalista italiano, non faccio il nome, ma c'è il nome di un tortellino di Modena, di una casa che produce tortellini di Modena, o anche i cotechini, visto il periodo, che disse che per lui era perfettamente normale, scusatemi, tirare un. Non ci trovava niente di male a tirare un calcio a un cane. Ecco, io applicassi lo stesso ragionamento, direi che non troverei niente di male, visto che per giunta questo tizio mi stava e mi sta tremendamente sulle palle, prendere una vanga e stampargliela in fronte. Se devo ragionare così, dicendo che tanto è un cane, devo dire che questo sia un minorato mentale. Però dall'altra parte abbiamo le brambilla, le trote salmonate, che si esaltano perché il cane deve essere portato in un ristorante o al supermercato, non pensando che il povero cane si trova in un ambiente che non è suo, che non conosce, pieno di rumori, pieno di odori e di luci che lo infastidiscono e lo stressano, che gli frega tanto il mio cane, allora come se il cane fosse obbligato a venire dappertutto dove vai tu. Idem per il ristorante, il poveretto sta lì, non può neanche mangiare e deve sentire, vedere e sentire gli altri che mangiano. Immaginatevi quanto può essere contento, cioè sono animali che hanno una loro identità. Se li vogliamo veramente bene, dobbiamo rispettare. Dobbiamo anche capire che hanno un loro modo di relazionarsi con noi e ricordare sempre che non sono giocattoli, non sono pupazzi. Io trovo aberranti quelli che mettono il piercing al gatto, scusa, o al cane. È una roba che non sta né in cielo né in terra, eppure lo fanno. Truccano, cioè, io una volta ho sentito un idiota dire che ha messo sul suo profumo da donna sul suo gatto. Ora, i profumi contengono alcol, quel profumo conteneva alcol, ha letto la marca, quindi non ho fatto fatica. E tu butti dell'alcol sul pelo del tuo gatto, poi il tuo gatto lo lecca. Questa è l'idiozia degli esseri umani che non capiscono che sono esseri viventi con le loro specificità. Vuoi prenderti un animale in casa? Bravissimo, ma prima di farlo pesa i pro e pesa i contro. Valuta se lo puoi curare e puoi dare a lui il meglio che puoi dargli, che non è la lettiera a forma di capannina,
la copertina griffata. No, devi dargli un sacco di amore, ma devi anche rispettare le sue necessità e le sue esigenze, che non sono sempre quelle di andare a spaccargli le ostriche ogni 5 secondi perché lo vedi come un giocattolo. E questo lo dico soprattutto a chi lo prende perché glielo chiede il bambino. Non vorrei che si ripetesse il disastro accaduto anni fa con la carica dei 101, quando i dalmata erano diventati improvvisamente il cane più voluto per Natale. Sì, il dalmata non è un chihuahua. È un cane che ha bisogno di stare aperto, di correre, è un cane giocherellone. Tu cosa fai? Lo regali e poi quando questo cane giocando ti fa dei danni, cosa fai? Ah no, canile. Se è fortunato, vabbè, fortunato. Perché se non è fortunato, autostrada. E ti senti veramente un essere umano tu così? A me no, a me fai schifo. Fai schifo perché vuol dire che sei uno stupido, vuol dire che non. Per te la vita di questi animali non conta. Li vedi come giocattoli. Ma non sono giocattoli. Sono creature che vanno rispettate. Perché tanto dai a loro, molto di più ti daranno indietro. Io, la Deja, ormai è la mascotte del canale, la sapete. Il fatto che mangi come un rinoceronte, che usi le mie mani e non solo le mie come tiragraffi o affiladenti, non mi interessa. Però, quando ti salta in braccio e ti fa le fusa, ti dimentichi di tutto. Ma io Deja non gli metto il cappotto, non gli faccio cose che a lei non piacerebbero. Non gli appendo il collarino con il sonaglietto, che è una cosa che i gatti odiano perché è un rumore fastidioso e vorrebbero togliersele, poi sono cacciatori. Un sonaglietto al collo di un gatto gli impedisce di cacciare perché fa rumore e lui si trova sempre frustrato nel non prendere la preda. Cioè, è questo, hai un animale, rispettalo. Perché se lo rispetti, impari anche da lui, impari anche a relazionarti con le altre persone, non basandoti su cose stupide. Se non sei in grado di fare questo, se non te la senti perché è un impegno, è un impegno. Chi ha i cani sa benissimo che se non li porti fuori a fare i loro bisogni sporcano in casa, e quando li porti fuori per rispetto alle altre persone devi portarti il sacchetto, la paletta, i guanti e raccogliere quello che fanno. È un impegno. Ma se lo accetti di farlo, loro ti ripagheranno. Ma se tu li vuoi solo come intrattenimento per qualche mese e vuoi buttarli fuori, tu non sei degno di avere un animale. Perché non è un regalo, un giocattolo, un prodotto che puoi mettere in uno scaffale, è qualcosa di più. È una persona che diventerà tua compagna di vita. A volte più delle persone umane che ti girano intorno. Ficcatelo in testa. Ora, questo sproloquione qui, anticipato per Natale, comunque farò la live alla settimana precedente a Natale, così. Potete aspettare il Natale con le budella belle sollevate, perché io ho i miei dubbi che l'INPS anticiperà i pagamenti al 24. Sarebbe un grande gesto, eh? Sarebbe un gesto anche qui di grande umanità. Ma ragazzi, parliamo. Guardate quello che sta succedendo con i POS. I POS sono 7 anni che sono obbligatori, ma non c'erano sanzioni, quindi nessuno li ha presi così a sforzo. Le stesse banche hanno avanzato l'ipotesi di modificare la questione dei costi fissi. Il governo cosa fa? Ha abbassato le ali e quindi non darà multe a quelli che non hanno il POS. Però lo stesso governo, in primis il farfaglione genovese che l'aveva gonfiata così, cosa aveva detto? Combatteremo l'evasione. Il basso prelievo del reddito serve a scoraggiare l'evasione, perché notoriamente i poveri evadono. Notoriamente tutti voi siete evasori potenziali. Uno Stato che considera i suoi cittadini colpevoli nelle intenzioni è uno Stato che fa schifo. Questa idea qua che il cittadino vada scoraggiato in questo modo, perché tu lo consideri incapace di controllarsi, incapace di essere onesto, fa schifo. Io non sono a Minority Report. Non ci sono tre poveri cristi in una vasca che ti dicono chi verrà ammazzato tra un po'. E non è detto in automatico che una persona diventi disonesta perché gli fai usare più contante. Vuoi ridurre il contante? Benissimo, autorizza l'uso della carta, però
in più posti possibili e soprattutto togli quel cazzo di blocco all'automatica, perché se uno vuole giocarseli all'otto se li gioca lo stesso. Basterebbe fare due linee parallele, una per il lotto bloccata, una per le altre cose, tabacchi, ricariche telefoniche, così libera. E sblocca le vendite online, che sono le più tracciabili, perché solo un mone, tra l'altro in un partito che è nato così, nato nella rete, non capisce che le vendite online sono le più tracciabili. Perché viene indicato anche il prodotto, se proprio vogliamo essere petulanti su queste cose. Non come agenti commerciali in cui viene indicato semplicemente il punto d'accesso a cui fai la spesa e non sai cosa ha comprato quello lì. Questo qui è la mentalità di un governo idiota e repressivo. Dovresti avere più fiducia nei tuoi cittadini, perché il cittadino che si sente sfiduciato dal governo, che oltretutto dà dei pessimi esempi, finirà per non crederci più. E per chiudere questa chiacchieratina veloce, parliamo ancora di queste sardine scatolate. Sembra che il capo di queste sardine voglia far chiudere la pagina di Salvini perché istiga all'odio. Allora, qui si tratta di collegare cervello e chiappe, perché a volte ce n'è bisogno. Punto 1. L'istigazione all'odio in Italia esiste ma dai tempi dei Borboni, quindi esiste dovunque se uno vuole istigare all'odio. Ma tu che dici a una persona, io non ti faccio parlare perché tu non la pensi come me, secondo me tu non hai il diritto di parola. Vorresti definirti un libertario? Vorresti definirti una persona che rispetti i diritti degli altri? Per me anche Casapound ha diritto di parola, nonostante possa insultare la mia gente. Ha diritto di parola. Perché glielo garantisce la Costituzione, non è un ragazzotto scemotto che mi viene a dire non, io ero fan di Renzi, poi ho cambiato idea perché non c'era empatia, che è una delle motivazioni più cretine del mondo. A me non serve che uno mi sia simpatico, serve che lavori bene. È questa la sostanza, perché Berlusconi hanno detto perché era simpatico e si è visto, ecco. Mi interessa uno che sappia fare il suo lavoro, non che sprizzi gioia e simpatia. Tu mi vieni a dire, volendo fare il democratico, Salvini no, bisogna chiudere le pagine di Salvini perché istigano all'odio, e tu combattile dove si deve combattere. Lui lo fa nel web, tu combattilo nel web. Contesta le sue opinioni, non è difficile visto che spara delle cazzate. Ragazzi, quella sulla Nutella è da prendere a seggiolate in faccia. L'Italia ha un'azienda d'eccellenza che fa la Nutella, lui tira in ballo le nocciole turche, quando anche si sanno che non basta la produzione italiana di nocciole per la Ferrero. Cioè, la Ferrero non fa solo una Nutella. I Rocher cosa contengono? Nocciole! Tanto per dire un altro prodotto che va molto in questo periodo. E non c'è soltanto la Ferrero. I Baci Perugina cosa hanno in testa? Una nocciola, la fa la Perugina. Non è che, ragazzi, la Ferrero è una delle aziende più floride d'Italia e un vanto nel mondo. E sentire queste baggianate, le combatti lì? Quando uno dice una baggianata lo smerdi. No, tu non hai il diritto di parola. Tu non hai il diritto di parola. È il principio fondante dei regimi totalitari. Se questo ragazzino, che da quello che sembra sta anche in una libreria, figliolo, i libri non sono lì perché sono belli. Leggili. Leggili e imparali, perché il tuo modo di ragionare è il modo di ragionare dei dittatori. Chi non la pensa come me non ha il diritto di parola. Le stesse cazzate che dice Maduro ogni volta che deve attaccare l'opposizione. Istigano all'odio, per cui i miei squadristi che vanno in giro a prendere a mitragliate la gente fanno solo il loro dovere. Immaginatevi se si deve ragionare così. Questo ragazzino è un cretino, punto. È un cretino se ragiona così. È più a destra lui di Salvini e ce ne vuole. Perché comunque Salvini non è fascista, ve lo dico. Il fascismo era molto peggio, però se lo si può etichettare così, semplicemente partendo da una base fondamentale che è l'ignoranza. Sei ignorante, non hai studiato, non hai approfondito, non hai conosciuto le cose, hai una conoscenza superficiale, una conoscenza orizzontale, ti accontenti di quella e su quella vuoi costruire la tua casa di cultura. La tua casa di cultura non ha le fondamenta, al primo colpo di vento crolla.
Vuoi confrontarti con Salvini? Confrontati sul piano dialettico. Distruggi le sue, le cose che dice. Non dirgli tu non hai il diritto di parlare. Perché questo lo fanno non solo i totalitari, ma anche i codardi. E tu che sei un po' un vigliacchetto, la puzza ce l'ho? Visto che ti piaceva tanto Renzi, uno che quando ha potuto l'ha messo in culo a qualsiasi persona a cui ha dato la parola. A partire da Letta e Bersani. E infatti, vedete, sta organizzando, ha già comprato un tir di vaselina per questo governo, non si sa mai. Deve fare i suoi conti. Non lo fa per gli italiani, lo fa per convenienza. Si farà i suoi conti politici e poi vedrà se conviene trombare le cose. Ultima cosa che me l'ha detta ieri EF, e allora diamo fuoco alle polveri. Basta con questi servizi sputtananti verso il reddito di cittadinanza. Striscia la notizia. Una volta era una trasmissione seria, una volta molto tempo fa. Adesso te e le Iene siete solo dei marchettari che usano la gran cassa. Beccano uno che ruba al reddito di cittadinanza, boom, sparata. Visto questi, ma visto questi che? Quanti sono i falsi invalidi in Italia? Ovvio che fa notizia il ladro e non l'onesto. Siamo sempre lì. Il giornale non ti pubblica la notizia del cane che morde l'uomo, ma dell'uomo che morde il cane. Ma non è che da questo puoi fare una statistica e dire sono tutti ladri, sono tutti evasori, sono tutti farabutti e questo reddito è un colabrodo e tutto quanto. No, mi dispiace. Mi dispiace, ma non è così che si fa giornalismo. E io ne ho piene le palle anche di quelli che si nascondono dietro il mignolino del dire noi non facciamo giornalismo, facciamo infotainment. Non è una scusa per essere disinformati. L'ignoranza è ignoranza, non è che la giustificazione di dire dico cazzate per far ridere ti autorizza a sparare cazzate che poi qualcuno prende sul serio. Perché è vero che non aveva più la rilevanza di una volta, ma ricordatevi che Striscia è arrivata ad essere più seguita dei due telegiornali italiani, cioè del TG5 e di Rai 1 negli anni passati, perché faceva anche un altro tipo di giornalismo, non mandava in giro quello l'ipertatuato di Brumotti a sparare minchie e a fare il figo in zone dove spacciano e va a beccare la poveraccia. Vuoi fare l'eroico di spacciatore? Vai a prendere quello grosso. Ah no, ma da quello grosso non ci vai perché non ti trovano più, fai il figo in bicicletta. Dai su, siamo seri. Vuoi metterti a confronto con... No, basta con queste cose, basta buttare letame addosso a chi prende il reddito per convenienza politica. L'abbiamo capito che dovete sostenere la posizione del centrodestra e quindi fate i cagnolini. Ma non è colpendo i poveri che si sostiene questa cosa. Non è così. Ma ci saranno sempre in qualsiasi sistema, in qualsiasi fruizione, ci sarà sempre il furbo, ci sarà sempre quello che agisce in modo scorretto. Questo non significa che tutto il sistema o tutti i fruitori di quel sistema agiscano in modo scorretto. Le persone oneste sono sempre più dei ladri. E sinceramente il sistema che ha creato il reddito, per i casini che ha combinato, di questi non se ne parla. Vuoi legnare qualcuno? Vai a legnare i navigator che ti dicono vattelo a cercare tu il lavoro, invece di fare loro quel lavoro, che è il loro lavoro per cui vengono pagati. Vai a legnare l'Ampal che spara le cifre e ci infila dentro anche quelli che vanno a fare i tirocini, che non è un lavoro perché il tirocinio non è un'assicurazione a tempo indeterminato di un lavoro e oltretutto non ti pagano quanto uno stipendio normale. Queste cose andrebbero bastonate, non andare a prendere la famiglia che ha fatto la furba e metterla in piazza, mancava solo il sottotitolo, visto cosa fanno quelli che prendono il reddito. Un paio di coglioni quelli che prendono il reddito. Ma vattene a prendere, qui non fa un cazzo veramente. Il Parlamento c'è pieno di gente che sta lì a scandarsi il culo. C'hanno tutti un bruciore che cade la legislatura perché perdono la paghetta. Che poi non so di cosa si preoccupano i pentastellati, tanto si tireranno fuori un altro cambio di regole e sarà giustificata dal pagliaccio genovese dicendo non siamo più quelli 10 anni fa. Sì, ma quelli 10 anni fa o quelli adesso, ci sono dei principi morali che hanno sempre un valore. Se tu questi principi te li infili su per quel posto, che cavolo viene a parlare? Ma come faccio a considerare credibile una persona che fino a 10 minuti fa mi seppelliva il PD di letame e poi se l'è portato in casa dicendo ma ci siamo sbagliati, in fondo non sono cattive persone.
Allora, non, o non lo erano prima, non lo sono adesso. O prima non erano cattive persone, quindi tu li hai calunniati, li hai diffamati. Oppure erano cattive persone anche prima e adesso ti sei portato in casa il tuo arcinemico. Come fai umanamente a guardare una persona in faccia e dirgli sì, no, ma guarda, sì, no. Dai, la credibilità. La gente si è rotta le... Ecco, su queste cose avrebbe dovuto puntare le sardine. Sulla poca credibilità ormai che ha raggiunto il sistema politico italiano. Ma non solo quello, su queste cose non dire basta, noi siamo stufi, di cosa? Non lo so, ma dico basta. Siamo bravi tutti. Siamo bravi tutti. A me ricorda, questa gente ricorda un po' i vecchietti che si fermano a guardare i lavori stradali e continuano a rompere le ostre agli operai che stanno lavorando. Ah, ma io non vorrei dire qualcosa, ma... Se lo facevo io, lo facevo me. Ma vai al bar a giocare a briscola che nessuno non rompi i coglioni a nessuno. No, li rompi anche al bar, ma fa niente. E questo qui è l'atteggiamento. Perché se poi l'opera dice sì, come l'avresti fatto, questo qui ti spara delle puttanate che non stanno in cielo né in terra. E basta. E il reddito, sono tutti ladri, e un'altra cosa così. E prima dovete portare i documenti, no? Poi abbiamo cambiato idea e la gente che li aveva fatti ha speso dei soldi che glieli ridà indietro. Non sono cazzi nostri. Oh! Ma queste cose si fanno prima, non dopo! Cioè uno di voi, poveretto, non può chiedere dove gli hanno rifilato una cosa sul gozzo. Che gli fa sballare i conti e lui per liberarsene ho guardato come unica soluzione non accettare quella cosa, diventa un casino. Ma guardate come sta una persona. Guardate che una proprietà può anche essere una gran sola come eredità. Cioè, no, ma sì, ma no, ma noi facciamo. Non si sa come fanno i conti. No, basta poter sparare addosso ai percettori del reddito. E questi si fanno delle gran seghe e sono tutti contenti. No, no, basta. Basta. È ora che la finiscano. Uno che si comporta in modo disonesto non rappresenta tutta la categoria, altrimenti stai affermando che ci sono 2 milioni e mezzo di italiani. Che sono il numero che percepi, di persone che percepiscono reddito, non singolarmente, si parla di nuclei familiari, di persone disoneste. Poi qualcuno deve spiegare a Tridica la differenza tra eliminazione della povertà e sollievo temporaneo, perché il reddito è un sollievo temporaneo. Se non si riesce a mandare la gente a lavorare, è un sollievo che poi alla sua scadenza chiude. E non so se la sua scadenza sarà i primi 18 mesi. Poi sarà da fare rinnovo perché andando avanti così, se il governo cade una cosa e l'altra non si sa mai. Ma c'è una bella differenza. Sollievo la povertà vuol dire che tu hai uno stipendio, un lavoro, puoi andare a fare la spesa, senza ti preoccupare che al governo girano i 5 minuti e tu vai sotto le scarpe. Questo è sollievo la povertà. Non le scemenze, le dichiarazioni fatte col fogliettino e fatti due conti. Vabbè, io vi saluto, scusate, ho fatto uno spolocchio di 23 minuti, vabbè. Guardate quello che volete, mi raccomando, soprattutto la prima cosa. Quelle cose lì, quegli esseri pelosi che mi massacrano, però a voi danno la vita, vi danno tutto quello che hanno, meritano la stessa cosa. Ciao a tutti, amici.